Interpellanza urgente ai deputati Lollobrigida ed altri concernente iniziative di competenza volta alla modifica delle clausole che determinano le cosiddette asimmetrie convenzionali in favore di Autostrade per l'Italia e del relativo piano economico-finanziario, nonché in ordine agli effetti economici delle azioni risarcitorie avviate a seguito del crollo del ponte Morandi. Chiedo al deputato De Ida se intende illustrare. Vuole illustrare, prego, onorevole De Ida. Grazie Presidente, sarò rapido in questa interpellanza. Sottoscritta dal Presidente Lollobrigida, riportiamo in aula l'argomento ormai annoso, la convenzione con Autostrade per l'Italia. Ricordo che questa è del 2007 ed è una convenzione che è spropositamente a favore di Autostrade per l'Italia. Non devo ricordare tutti i fatti che hanno portato poi a discutere di questa convenzione, il ponte del crollo Morandi, la manutenzione delle autostrade e di tutti gli impegni che Autostrade per l'Italia ha disatteso. Noi pensavamo, si è fatta molta propaganda anzi su questo tema, chi invocava la revoca, chi la chiedeva, e noi eravamo fortemente anche d'accordo nel procedere in questo senso. C'è chi si è riempito la bocca di promesse, accuse nei social, con proclami, ma poi cosa è successo? È successo che Autostrade per l'Italia col governo è riuscita a raggiungere una transazione, impedire quindi a fermare il processo di revoca e andare ad un accordo. Questo accordo però è migliorativo? No, l'accordo non è migliorativo perché non modifica la convenzione, che per esempio in quei punti dove si dice che il piano economico finanziario può essere modificato solo da Autostrade per l'Italia, e poi soprattutto noi scopriamo che Autostrade per l'Italia decide di in questo piano economico finanziario di prevedere un aumento delle tariffe per andare a finanziare quelle che sono le manutenzioni che invece dovrebbero aspettare al concessionario. Allora, per questo motivo noi ci chiediamo che cosa vuole fare il governo, se manterrà fede a quelle che sono state le promesse fatte ai cittadini, agli italiani, anche all'indomani del crollo del ponte Morandi, o dovranno pagare ancora i cittadini per le manutenzioni, quindi doppi tributi, o dovranno ancora aspettare che ci sia una modifica di questa convenzione o la revoca, come era stato promesso. In più, cosa diciamo? Cosa prevede questo accordo? Che la ricapitalizzazione di Autostrade per l'Italia sarà fatta da Cassa Depositi e Prestiti. Gli azionisti di Autostrade per l'Italia non metteranno un euro, quindi Cassa Depositi e Prestiti andrà a ricapitalizzare quella società, e ovviamente gli azionisti avranno un guadagno, ma saranno sempre i cittadini a dover pagare. Allora noi chiediamo al governo quali iniziative vuole intraprendere per modificare il piano economico e quindi la convenzione, poter modificare il piano, e cosa vuole fare per garantire ai cittadini di non sborsare altri euro successivi e far pagare finalmente Autostrade per l'Italia. La ringrazio, onorevole De Ida. Il sottosegretario per le infrastrutture e trasporti Roberto Travelsi ha facoltà di risponderle. Prego, signor sottosegretario. Grazie Presidente e grazie l'onorevole De Ida per l'interpellanza. Come si è avuto modo di evidenziare in occasione delle risposte fornite agli atti di sindacato ispettivo presentati sull'argomento, la procedura di risoluzione della convenzione per grave inadempimento avviata dall'agosto 2018 nei confronti di Autostrade per l'Italia in conseguenza del tragico evento del crollo del ponte Morandi è stata sospesa nel mese di luglio 2019 a seguito della richiesta della stessa società di avviare una fase finalizzata ad un accordo transattivo e a una modifica della convenzione stessa, maggiormente rispondente all'interesse pubblico e depurata da pattuizioni sbilanciate a favore del concessionario. La fase per la verifica di un possibile accordo transattivo è stata avviata dal ministro Toninelli ed è stata proseguita dalla ministra De Micheli sulla base di uno specifico decisione dell'esecutivo.
In particolare, il MIT ha portato avanti il confronto con il concessionario al fine di verificare, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa ed al fine esclusivo di perseguire l'interesse pubblico, la sussistenza delle condizioni per una definizione consensuale della procedura di contestazione da sottoporre alla valutazione del Governo. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2020, esaminate le due nuove proposte transattive trasmesse da parte di ASPI, ha ritenuto di avviare l'iter per la formale definizione della transazione. Ciò sulla base delle considerazioni che detta soluzione consente la gestione dell'infrastruttura autostradale con una più rigorosa determinazione degli obblighi in capo al concessionario e dei controlli del suo operato. Garantisce la tutela dei risparmiatori, salvaguarda gli attuali livelli occupazionali, prevede un'accelerazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza che siano pagati dall'utenza, elevando gli standard di sicurezza, nonché l'effettuazione di nuovi e consistenti investimenti, e ristabilisce, attraverso la previsione della complessiva riscrittura dell'attuale convenzione, il giusto equilibrio fra l'interesse pubblico del concedente e quello privato del concessionario, evitando qualunque forma di ingiustificato vantaggio o privilegio in favore di quest'ultimo. È in questa precisa ottica che deve essere oggi considerato il piano economico-finanziario presentato da ASPI. Nell'evidenziare che il MIT, con il MEF e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno costantemente rappresentato alla società la necessità di sviluppare la proposta di PEF, recependo puntualmente la nuova regolazione tariffaria introdotta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 16 di L109 del 2018, ricordo che l'approvazione del PEF da parte del MIT, di concerto con il MEF, segue precise regole procedurali, fra cui l'acquisizione del parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Le osservazioni formulate dalla predetta autorità su proposta di PEF di ASPI assicurano l'orientamento al costo del servizio e sono volte a escludere la possibilità di conseguire profitti al di fuori delle regole convenzionali. Tali osservazioni sono state sottoposte al concessionario al fine del loro recepimento e sono attualmente oggetto di specifici approfondimenti che riguardano anche ulteriori modifiche delle clausole contrattuali funzionali ad assicurare un diverso equilibrio fra il MIT concedente e il concessionario, ferma restando la prevalenza dell'interesse pubblico. Nelle more delle definizioni del PEF, gli incrementi tariffari relativi all'anno 2021 sono stati congelati con una specifica disposizione inserita nel DL 183 del 2020. Concludo evidenziando che lo snodo procedurale in corso risponde unicamente a regole tecniche di carattere economico-finanziario e trasportistico e non influenza la trattativa riguardante gli impegni di ASPI Atlantia sul futuro assetto societario del concessionario. Peraltro, tale trattativa non è gestita dal MIT e in relazione ad essa posso soltanto riferire che Cassa Depositi e Prestiti ha confermato al Governo che tutte le interlocuzioni si svolgono sulla base di criteri competitivi e di prassi correnti del mercato. Grazie. La ringrazio, signor Sottosegretario. Ha facoltà di rispondere, di dichiararsi soddisfatto o meno, l'onorevole De Idda, prego. No, succederà. Grazie Presidente. No, non posso dichiararmi soddisfatto, Sottosegretario. Questo è un tema che penso, guardi, al di là della stima che ho per lei, però che voi del Movimento 5 Stelle forse avete imparato la lezione su quando si è all'opposizione e poi quando si è al governo, cioè la differenza, perché poi quando si va a parlare ai cittadini e si promettono determinati interventi, si promettono determinate azioni di governo, poi quando si è al governo bisogna attuarle, bisogna fare di tutto per attuarle. Chi milita politicamente sa benissimo che il Parlamento può prendere le decisioni che reputa seguendo la normativa, può cambiare le norme se queste ostacolano raggiungere l'obiettivo. Quando si è maggioranza si può, non dico fare tutto, ma si può attuare tutto. E soprattutto quando si è maggioranza, allora bisogna evitare di fare video, andare sulla stampa. E quando si è soprattutto in una coalizione che magari non è così omogenea come
Sì, come dovrebbe essere. Quindi si evitano di fare promesse, video, proclami dove si dica finalmente via i Benetton, via Autostrade per l'Italia, viva il finalmente Autostrade per l'Italia e il beneficio pubblico. Perché poi a oggi quella risposta che mi ha dato, si è visto che ancora non è stato conseguito nessun tipo di risultato in questo senso. Nella risposta che mi ha dato ancora ci sono trattative, ci sono transazioni da fare, il piano economico finanziario è quello che è stato presentato e quindi prevede ancora quegli aumenti, prevedono ancora quell'aumento di tariffe che andranno a incidere appunto sulla manutenzione. Ma quindi i cittadini pagheranno due volte, come ho già detto in premessa, pagheranno due volte anche quei fondi privati che entreranno nella ricapitalizzazione della società. Cassa Depositi e Prestiti dovrà mettere dei soldi per pagare ancora, quando invece gli azionisti non dovranno mettere un euro. Questo è veramente uno dei motivi e un tema che dovrebbe farvi riflettere sull'opportunità di continuare questa azione di governo, perché uno dei vostri capisaldi è crollato, è finito, non l'avete conseguito. Prima col ministro Toninelli e poi adesso col ministro De Micheli. Una promessa fatta non è stata raggiunta e in questo senso avevate anche l'appoggio di una opposizione come Fratelli d'Italia che vi dava ragione e vi dava la spinta per dire proseguite. Non avete avuto il coraggio o forse vi siete piegati a quello che sono le idee diverse del PD, di Italia Viva, di LeU. E purtroppo questo agli italiani cosa consegnate? Sì, è vero, tecnicismi, delle regole, però fatto sta che i risultati sono quelli che ha elencato. Aumento delle tariffe, manutenzioni che andranno sempre a carico di quei soldi che i cittadini pagano, mentre c'è chi andrà ad arricchirsi. Io non sono contro il privato che si arricchisce, ci mancherebbe altro. Ma quando si parla di convenzione col pubblico, quando si ha qualcosa in concessione e quando è un bene pubblico, lo Stato viene prima di tutti, i cittadini vengono prima di tutti e prima di tutto. Quindi, sottosegretario, a me dispiace veramente dover dire che anche su questo tema delle autostrade voi dovreste fare solo una cosa, cioè quella di dimettervi e mettere fine a questa esperienza di governo che vi ha arricchito, perché vi ricordo e ripeto che avete capito forse che quando si è opposizione non bisogna promettere la luna se poi non si è sicuri che quando si è al governo la si può dare. Questa è una vostra lezione che dovete ricordarvi sempre, perché voi avete promesso, avete proclamato che avreste buttato fuori Autostrade per l'Italia, avreste buttato fuori Benetton, mi ricordo il video di Toninelli quando c'è stata quella transazione e invece il risultato è stato quello che ancora oggi Autostrade sta aumentando le tariffe e si sta arricchendo. Grazie. La ringrazio, onorevole De Ida.